Buongiorno a tutti, oggi è 13 marzo 2019, siamo di nuovo in Corso Italia. Oggi siamo qui per rimuovere queste nuove maxi locandine messe da rivoluzionari, estremisti di destra, estremisti di sinistra, quelli di sinistra poi vanno a scrivere quelli di destra, quelli di destra poi vanno a scrivere quelli di sinistra, insomma è un bordello, è un casino, è un pugno nello stomaco, come si vuol dire. Questa mattina vedremo di spendere un'oretta abbondante spennellando dell'acqua e alcol e poi andando di raschetto dovrebbero sparire. L'esperienza ce l'ho, credo che dovrebbe funzionare. Mettiamoci subito all'opera perché non le posso vedere. Io gli affessori possibili ce l'ho qua, non le posso vedere. C'è da dire comunque che volendo una piccola ricerca si potrebbe fare su www.bloccostudentesco.org. Il comune non ha un servizio di disaffissioni, il comune al massimo potrebbe venire qui ad oscurare parzialmente con della carta celeste, quindi sarebbe carta su carta, ma qui c'è proprio da rimuovere, qui c'è da scoprire chi ha fatto questo gesto, anche perché qui sopra, vedete, abbiamo tutta una bella strumentazione, abbiamo una bellissima strumentazione, quindi sarebbe opportuno trovare i responsabili e farle rimuovere, non la sanzione, cioè la sanzione più la rimozione. Quindi andiamo a preparare la miscela di acqua e alcol in modo che la colla si stacchi un po'. La prima passata di acqua e alcol è stata data, aspettiamo qualche altro minuto per darvi una seconda, magari nel frattempo, visto che qualcuno ha divelto questa cassetta qui, nel frattempo dai la sistemiamo. Pochi secondi e la cassetta è stata ripristinata in attesa che venga sistemata definitivamente dall'ente preposto. Beh ragazzi, sono trascorsi 45 minuti, la tecnica sta andando alla grande, le forze però si stanno riducendo, però comunque vedete, siamo quasi a metà dell'opera. Speriamo che mi basti l'acqua e l'alcol per terminare. La volontà c'è, ce la faremo. Maledetti attacchini, maledetti. Terminato. E vai, evviva! Adesso una mazzatina di scopa, togliamo un po' di cartacce e speriamo che non lo rifacciano più. Beh ragazzi, dopo un'ora e mezzo di olio di gomito non ci sono più, tutto pulito per terra. La cassetta l'abbiamo anche giusta. Che altro vuoi di più dalla vita? Più decoro, più volontariato e più rispetto per l'ambiente.